Tappa 21, capitolo 21. La via della consapevolezza. Fai con il non fare, agisci con il non agire, permetti all'ordine di sorgere da solo. Echeggiava questo monito nello spazio circostante. Anam aveva, a questo punto della sua ricerca, una visione completa del senso e del significato del concetto di liberazione ancor prima che di libertà. Tuttavia sentiva che qualcosa mancava al suo puzzle esistenziale. Il suo nuovo modo di percepire lo attrasse in una dimensione apparentemente terrestre, vide una entità circondata da un alone luminoso con al centro una L, così come aveva visto l'entità del Buddha con una B. In lui risuonò interiormente un nome che sembrava un suono, Lao Tzu. Infatti questa entità intervenne nella coscienza di Anam proiettando un tipico paesaggio essenziale su cui echeggiava la parola Zen. Improvvisamente Anam e Lao Tzu si trovarono nella Cina del IV secolo prima dell'avvento della cristianità, al momento della nascita del Taoismo, 16, una visione filosofica ma anche spirituale e metafisica della realtà apparentemente senza senso. Anam si guardava intorno e stentava a collegare quell'immagine con il viaggio percorso fino a quel momento. Volle tuttavia affidarsi all'arte dell'ascolto, quell'arte assai preziosa che gli aveva trasmesso l'amata Quercia Bina a cui era ancora molto riconoscente. Improvvisamente nella sua coscienza ci fu un download del testo scritto da Lao Tzu, ovvero il Tao Te Ching. A quel punto il contenuto dell'opera lo permeava, ma non tutto ciò che vi era scritto era comprensibile, soprattutto questo. Il Tao è al di là delle parole, è al di là della comprensione. Le parole possono essere usate per parlarne, ma non possono contenerlo. Ora, nella comprensione di Anam, della sua vita come pettirosso in cerca della libertà, si evidenziò un concetto, una visione taoista. Ogni ricerca è vana perché proietta la mente verso un obiettivo futuro, di per sé irraggiungibile. Finalmente compresi appieno che la consapevolezza della vera libertà può manifestarsi solo nel qui e ora, e ogni visione retrospettiva verso il passato o prospettiva verso il divenire, decadono come realtà inesistenti, illusorie. Ecco dunque Maya, l'illusione di cui tanto aveva parlato con i suoi mentori. Anam sentiva sempre più chiaramente che la soluzione al rebus della sua ricerca si avvicinava alla naturale soluzione e stava entrando in uno stato di pura presenza attenta. I dubbi, le incertezze, i concetti, le idee e ogni sorta di immagine contenuta nella sua mente si erano dissolti, o meglio ancora, la mente lo aveva finalmente abbandonato. Prima che ciò accadesse, Anam, in un lontano passato un qualunque pettirosso, fece una profonda ricapitolazione del suo viaggio fino a quel momento. Di fatto si era affrancato da se stesso, dai suoi desideri, dai suoi condizionamenti e pregiudizi, da tutte le forme di pensiero indotte da manipolazioni e realtà illusorie. Ora si poteva considerare un liberato e accedere all'autentica libertà. Tutto questo, come una enorme zavorra, lo aveva abbandonato e finalmente Anam, ovvero il nulla, il niente, il, era se stesso, autentico, vero e senza identificazioni. Aveva raggiunto la consapevolezza dell'autentica libertà, si era definitivamente liberato da se stesso. 16. Taoismo è una religione, una filosofia e una via di vita originaria della Cina del IV-III secolo anno corrente.